Luca, innanzitutto come stai? Passata l'influenza? C'è stato qualche problema in settimana? Sì, ho avuto un po' di influenza un paio di giorni, però adesso sto bene, è passato tutto. Si guarda questa gara di Lecce, gara importante, molto molto complicata. Incontrerete una squadra che va a mille in uno stadio che sarà quasi al limite della capienza. Sì, sicuramente non è una partita facile perché loro stanno in un momento di forma straordinario, si è visto anche con la partita con l'Ascoli. Però comunque noi andremo là perché vogliamo fare la nostra partita, non vogliamo mollare queste ultime partite perché vogliamo arrivare in alto. E sicuramente non sarà facile anche perché lo stadio sarà pieno, come hai detto anche tu, ho sentito che sarà pieno. E loro sono una grande squadra, ma noi vogliamo fare la nostra partita e andremo là per portare dei punti a casa. Cercherete di dedicare un risultato positivo anche a Filippo Melegoni, vostro compagno di squadra che ha chiuso anzitempo la stagione, vi mancherà? Sì, sicuramente era un giocatore che ci può dare una grandissima mano, mi dispiace, gli faccio un grande in bocca al lupo per la guarigione, perché se lo merita, è un bravissimo ragazzo. Luca Crecco è diventato un titolare inamovibile del Pescara. No, diciamo sì, sto giocando di più perché comunque ho trovato anche il mister, mi ha messo anche nel ruolo comunque dove posso dare di più, che è il mio ruolo, che prima comunque non facevo, perché o giocavo esterno alto o mi adattava come terzino, però adesso che sono stato messo lì magari ho dato quel qualcosa in più che anche il mister ha visto e mi sta impiegando più volte adesso. Manuel Marras è stato provato in settimana anche come seconda punta al fianco di Mancuso, come ti sei trovato e speri di giocare in questo nuovo ruolo? Oh, ma io mi adatto a tutto, alle decisioni del mister, cerco di dare sempre il massimo in tutti i ruoli, poi vedremo. L'importante è cercare di dare tutto per la squadra e di portare a casa più risultati possibili. Secondo te che Lecce troverete? Sicuramente loro sono un'ottima squadra, ma non solo adesso perché hanno vinto 7-0 l'ultima, ma perché fin dall'inizio dell'anno hanno dimostrato di saper giocare a calcio, di avere un modulo comunque molto difficile da affrontare, che adesso anche noi stiamo adottando, e hanno giocatori importanti in tutti i ruoli e sarà una partita difficilissima e cercheremo di fare il massimo. C'è anche un po' da riscattare le due ultime prove non positive sul piano del gioco e anche dei risultati, Cittadella e poi la gara con il Cosenza. Pescara che è guarito secondo te da questo piccolo malore? No, ma sicuramente le ultime due partite non sono andate bene, soprattutto magari a Cittadella che non siamo riusciti a fare quello che volevamo, anche casa col Cosenza non abbiamo fatto benissimo. Dobbiamo cercare di dare il massimo e di ritrovare magari quella energia mentale in più che ci ha dato risultati positivi fino a qui.